Abbiamo la coreografa, siamo qui al dietro le quinte. Ciao Carla Di Toro. Me lo potevo dire che mi truccavo di più. Sono le ragazze, volete presentarvi prima che ci vi dimentichiamo di voi? Vogliamo avere un ricordo. Carla la coreografa, le mie girls. Sulle mani, tutti insieme, con Vanessa. Sì, poi mi incazzo, divento nera, tezzo un po' addosso come una pantera. Prendo la vita sempre alla giornata, meglio coatta che raccomandata. Sono molto contento di questo progetto, di questo corto, fatto a basso budget come gli altri corti, però con un sostegno forte che è Cristiana nella produzione, poi con Fausto ho avuto una bella unione, eravamo complementari nella scrittura e già abbiamo scritto il lungo, e quindi infatti questo corto, oltre ad essere la seconda parte della trilogia, e manca appunto Noi e gli altri, che ci ripromettiamo di girare prestissimo per chiudere Lui e l'altro, Lei e l'altra e Noi e gli altri, diciamo la trilogia, per fare un film già, ma ogni corto di per sé è già una storia. È appena tornata a New York ed è qui in studio con noi la più giovane ricercatrice in medicina, candidata, pensate un po', al premio Nobel. Allora, abbiamo Claudia Zanella, oggi faccio il backstage bella, perché non vorrei perdermi questi momenti. Certo. Raccontaci com'è questa esperienza su Lei e l'altra. Un'esperienza delirante. È un corto normale, un po' follino, è diventato completamente surreale per noi. Auguriamo veramente a tutti, siccome è un bel team, io mi sono veramente divertito, di fare Lei e l'altra come film. Certo. Questo sarebbe veramente il nostro obiettivo, non è solo quello di fare un corto per i festival, ma di fare un film. Faremo grandi prime, speriamo a marzo. Claudia, ci sarai con noi? Ovvio, a fare un po' di promozione. Tu sei dei pesci? Ariete. Ah no, vero, pesci. Vederti un attimo nel backstage. Elisabetta, ciao. Ciao. Questo è un solletico. Pensa che questo è un pezzo calco. Raro, è un pezzo raro. Allora, stiamo studiando, volete sentire la parte in anteprima? Sì, facciamo un provino. Abbiamo cambiato. No, mi devi avvisare. Tu lo scoprirai in diretta. Elisabetta ti vuole stupire, ma. No, dai, dimmi, fammi vedere qualcosa. Vai. È appena tornata da New York ed è qui in studio con noi la... Pensate! Ma noi stiamo solo cazzeggiando. Bravissima, così ti vogliamo. Nel corto? Sì, si può. Questo verrà messo tutto nel backstage. Tutto nel backstage? E allora entriamo. Io sono onorata musicale, perché voi chiamate... Avete chiamato il maestro Magalli e poi come conduttrice avete chiamato perché non avete trovato nessun'altra. Quindi c'era l'ultima spiaggia. Non credo che mia madre era occupata, la vita in diretta per... Sì, sicuramente. Fausto sicuramente ha questo. Fausto ci ha pure provato, ma insomma no. Mamma sta facendo la vita in diretta. Però scusate. Allora questa però la voglio dire. Perché... Infatti lo fa proprio al pomeriggio. Allora, aspetta, perché difficile. Max Miliano mi fa, ma non è che pensi che Elisabetta possa venire? Dico, guarda, sicuramente, dico, guarda. Secondo me Elisabetta può. No, aspetta, poi mi fa. Però sarebbe bello se venisse la mamma. Allora gli ho detto, ma guarda. Ma la mamma è impossibile, possiamo ripiegare. Penso, sai. Dice, no, vabbè, però se no vabbè. Vabbè, dai, questo è figo, va bene pure quello, ci accontentiamo. La regina del rap, la regina dei coatti. E a questo punto avete capito che stiamo per saltare in vista con il tormentone rap. Io sono coatta Vanessa! 25/4.
ma l'ultimo ciacco. Contenta, è forse l'ultimo lavoro che farò perché sto per morire, perché ho tutto, un ascesso, una cosa da curare, una bronchite, il raffreddore, sono single, che dire? Da poco, single? Da 3 anni, se ti sembra poco. Però dopo questo cortometraggio chissà quanti uomini impazziranno per te. Guarda, aspettavo proprio di farlo così per trovarmi. Sei contenta? Se mancano 10 minuti abbiamo finito. Sì, sì, no, ma sono stata contenta di fare questo, è un ruolo meraviglioso. Sono contento, anche se è stata di grande supporto a tutto. Grazie, grazie. Grazie di tutto. Ci vediamo per la prima tra un po' di tempo. They catch your dreams, they read you inside. They play with the clouds, they shine in the night. Live in a house behind the sunrise. You see them sometimes. Il team è stato pazzesco, ci siamo trovati benissimo. Poi vabbè, Michela Andreazzi e Claudia Zanera sono fortissime. Michela ha già vinto il premio come miglior attrice. Siamo molto contenti perché lei è fortissima, fa ridere, ha la battuta pronta. Claudia è molto adatta a questo ruolo da ricercatrice, molto fine, molto elegante. Insomma, una bella duo di attrici anche molto forti. Poi grazie a Magali e la Perracini che hanno dato anche un plus valore, e a tutto il cast tecnico e artistico. Siamo veramente molto contenti. Io penso che questo è un salto in avanti. Abbiamo vinto già il premio miglior regia, miglior corto per il pubblico, sta andando molto bene, siamo un po' dappertutto. Quindi adesso l'altra in tour ci porta veramente a centrare il bersaglio con il film. Noi vogliamo fare il film e siamo pronti per girarlo. Un bacio da Max Nardari e da tutto lo staff di Lei e l'altra, e anche dal cane Lula. Wow. Lasciamo l'ecco, non spegnete. Lasciamo l'ecco perché abbiamo finito il film. Ne vogliamo fare un'ultima totale. Fighting for your soul forever.